Bene ragazzi, altra puntata di Jersey History, altra maglia away. Come vi ho detto 2 video fa delle Jersey History, io ho un debole per le maglie gialle e come seconde, e infatti oggi parliamo di un'altra maglia gialla, molto recente perché è quella, questa qua di 4 anni fa, stagione 2013-2014. Maglia gialla di Carlitos Tevez. È la maglia di Tevez, la devo avere, insomma. Questa è una ristampa, nel senso che non è ufficiale, cioè è un prodotto ufficiale Juventus, ma non ha, come vedete, stemmi Nike. Tra l'altro credo che sia l'ultimo anno che la Juve ha avuto la Nike come sponsor. Ma forse l'ha avuta anche l'anno dopo. L'ha avuta anche l'anno dopo? Sì. L'ha avuta anche l'anno dopo e poi dopo è passata Adidas. Allora, a me questa, secondo me, è una delle seconde maglie più belle di questi anni. A me è piaciuta subito tantissimo. Cioè, io credo che questa sia una delle maglie più belle che ho visto come away della Juve. A me piace tantissimo, forse proprio perché è gialla, e quindi, come ho detto, è un debole, ma poi questi bordini bianco e nero stavano veramente bene. Ecco, io di quest'anno qua mi ricordo, intanto, vabbè, il record di punti che sicuro non fa mai male. Però ecco, io ero convinto che quest'anno, quell'anno lì, noi potemmo, ero convinto che ce l'avremmo fatta vincere anche la UEFA e l'Europa League. Invece, purtroppo, la testardaggine dell'allenatore ci ha fatto buttare via un trofeo europeo che avremmo potuto tranquillamente vincere. Quindi, mettere un gol più bello è difficile con questa maglia perché. Sinceramente non me ne ricordo di gol così straordinari con questa maglia, mi ricordo soprattutto con la maglia bianconera. E allora vi dico uno di quelli che a me ha fatto godere tantissimo, e metto il gol di Bonucci a Lione perché ci ha permesso di vincere in uno stadio dove se non avessimo vinto una partita ufficiale in quella partita lì probabilmente non l'avremmo mai più vinto perché poi adesso Lione ha cambiato stadio, quindi diciamo a livello statistico. Fu bello, diciamo, e quindi niente. L'anno, appunto, questo ricordiamo, l'anno dei 102 punti, eh. Però, come ho detto prima, mi ricordo tanti gol fatti belli con la maglia bianconera, con la maglia gialla. Sinceramente, non me ne ricordo tantissimi, quindi sicuramente quello fu uno dei più belli. Ragazzi, a me non resta che salutarvi e darvi appuntamento con i prossimi video del canale.